Divisione tra Oriente e Occidente, scisma religioso, corruzione della classe dirigente, invasioni barbariche. Queste sono solo alcune delle cause della distruzione dell'impero romano. Ma c'era un uomo, Giustiniano I, che stava riuscendo a porre fine a tutto questo. In pochissimi anni Giustiniano, uomo di grandissima cultura, primo iscritto a Morte Bianca, mandò il suo miglior generale, Belisario, a conquistare il Nord Africa, scacciando per sempre l'idiotica monarchia dei Vandali. Successivamente sbarcò in Sicilia e poi risalì lungo il meridione, riconquistò Roma, legittima capitale dell'impero, e poi avanzò sul nord Italia, dissestando per sempre i Goti. E come se tutto questo non bastasse, conquistò anche parte della Spagna. La Renovatio Imperii, ossia la ricostruzione dell'impero, fu il più grande periodo di riespansione dell'impero romano da secoli, e fu anche l'ultimo di questo tipo. E se la Renovatio Imperii fosse riuscita? Se Giustiniano e i suoi successori riuscissero a mantenere l'Italia e a mantenere l'impero romano unito? Ora, affinché questa ucronia riesca, sono necessari solo 3 punti di divergenza dalla nostra timeline. Ma signori, voglio essere chiaro, questi punti di divergenza sono sacri, sono assolutamente necessari e fondamentali. Più uno bonus che è scherzoso, lo metto così per fare una battuta. Prima divergenza: Teodora muore lasciando Giustiniano vedovo. Teodora fu una moglie decisamente litigiosa, una persona paranoica che vedeva nemici ovunque, che fece arrestare fior fior di generali per le sue paure. Ma non è solo quello il problema. Teodora era una monofisita. Il monofisismo era l'idea che Gesù non ha due nature, una umana e una divina, bensì una sola natura divina. Fonti bibliche, ovviamente, zero. I monofisiti erano molto diffusi in Oriente e Teodora li favorì a corte, causando forti divisioni e crisi politiche che indeboliranno molto l'amministrazione del marito. Non solo. Questa eresia sarà una sorta di prequel dello scisma d'Occidente, perché quando i monofisiti ottennero tutto questo potere ad est, il papa scomunicò il patriarca di Costantinopoli, filo monofisita. E fu solo quando Giustiniano iniziò a smettere questo favoritismo che il papa cancellò la scomunica, riunendo le due chiese. In questa timeline, il secondo concilio di Costantinopoli, chiamato proprio da Giustiniano e dal patriarca di Costantinopoli, andrà in modo diverso. Nella nostra timeline è stato un disastro. In pratica c'era un papa chiamato Silverio, ritenuto filogoto. Giustiniano, quando conquistò Roma, lo fece esiliare e al suo posto venne eletto papa Vigilio. E qui torniamo a Teodora, che detestava questo papa in quanto fortemente antimonofisita. Ora, prima di proseguire, dobbiamo parlare del filosofo Origene. Origene è stato uno dei primi grandi teologi del cristianesimo, fondamentale per aver fatto la più famosa teoria sulla spiegazione della Trinità e aver commentato estensivamente l'Antico Testamento. Era estremamente saggio e rinomato, e tra i suoi allievi spirituali ci sarà l'ancor più famoso Sant'Agostino, che ne riprenderà paro paro l'impostazione neoplatonica. Ma c'era una cosa su cui Origene e Agostino non la vedranno uguale, ossia l'apocatastasi. L'apocatastasi, ve la faccio semplice perché il video è già lungo così, è l'idea che l'inferno sia vuoto, che tutti quanti finiranno in paradiso, e forse questa è una referenza ad Asbin Hotel, sì lo è. Origene, come moltissimi tra i primi cristiani, era convinto dell'apocatastasi e la difese nei suoi trattati. Agostino invece, come sapete, aveva una concezione molto pessimistica della salvezza, che sarà esagerata da Lutero e dai protestanti. Tutti all'inferno, a parte pochissime eccezioni. Ora, la Chiesa antica era divisa in scuole teologiche, e una di queste scuole era quella di Antiochia. Tra gli allievi della scuola di Antiochia c'era Nestorio, il quale enfatizzava moltissimo la natura umana di Gesù, tanto che sosteneva che fosse eretico definire Maria la madre di Dio. Ora, Nestorio era stato condannato dal Concilio di Efeso, e in reazione a Nestorio erano nati proprio i monofisiti, che cadono nell'errore opposto. Gesù è solo divino, niente natura umana. Quindi Giustiniano, nel suo tentativo di conciliarsi con i monofisiti, voleva scomunicare diversi leader della scuola di Antiochia. La Chiesa orientale, molto conservatrice e filomonofisita, votò a favore di una condanna più aspra possibile. E così Vigilio, papa di Roma, rifiutò di firmarla. E così Giustiniano lo fece imprigionare, con Vigilio che disse: «Potrai anche arrestarmi, ma l'apostolo di Pietro non sarà mai prigioniero». Alla fine, gli storici concordano, Vigilio fu
pressato a concedere una condanna. Ricordiamo che Vigilio e la sua fazione parlavano latino, non greco, cosa che rese tutto ancora più confuso. Inoltre, questo concilio venne condannata una porzione non meglio specificata del origenismo, ossia una delle varie scuole di pensiero che si richiamano ad Origene. Il problema è che ancora oggi non è chiaro cosa sia stato condannato, dato che non c'è rimasto nulla di scritto su questo concilio. Origene credeva in tante cose: apocatastasi, reincarnazione stile induismo, che i pianeti avessero un'anima, che l'anima è esitata prima della nascita. Quindi questo concilio è stato cerripiccato per dare addosso ad Origene, che neanche era vivo all'epoca. Quando invece è stato condannato qualcuno dei suoi allievi, senza neanche specificare cosa. Ancora oggi molti teologi cattolici si lamentano di come gli ortodossi hanno obbligato questa sorta di versione. In questa timeline Teodora non rompe le scatole, non avvelena il rapporto col Papa, Giustiniano non cerca di conciliarsi con i monofisiti e di conseguenza il concilio userà un linguaggio più conciliatorio, meno schierato e che sarà digerito molto meglio in Occidente. In modo particolare l'origenismo non viene condannato, bensì viene condannato esplicitamente solo il fenomeno dei singoli teologi e delle singole credenze di reincarnazione stile induista, eccetera. Basta. Origene diventa estremamente influente in questa timeline perché non ci sarà questa ambiguità e l'apocatastasi resta l'idea maggioritaria tra i teologi come lo era agli inizi. Ora, nell'impero bizantino c'erano i giochi sportivi. Questi giochi avevano tante squadre che partecipavano, ma gradualmente si consolidarono due grosse squadre, Inter e Juventus, no scherzo, blu e verdi. I blu rappresentavano la classe aristocratica e il potere centrale imperiale, non a caso Giustiniano tifava per loro, i verdi rappresentavano i popolani. Ma c'era anche una divergenza religiosa, i blu erano cattolici e i verdi erano più monofisiti. Ben lungi dall'essere due semplici squadre sportive, queste due divennero vere e proprie fazioni politiche, con importanti burocrati che stavano con l'una o con l'altra. L'intera politica girava attorno a questo sport. Insomma, l'impero bizantino era diventato l'Italia di oggi, un paese che gira attorno allo sport. Queste due fazioni si ammazzavano per strada continuamente, una vera e propria faida, e ad un certo punto i due leader delle fazioni vennero arrestati. Le due fazioni si unirono e iniziarono ad urlare allo stadio Nika, Nika che significa vittoria. Nella nostra timeline, questo obbligò l'imperatore a rifugiarsi nel palazzo, e le due squadre iniziarono a devastare Costantinopoli, causando immensi danni e divisioni. In questa timeline, no, Giustiniano ha una visione molto più ferma e di polso. Arriva e fa condannare i capi rivoltosi, reprimendo i tagliagole strada per strada prima che possano fare molto danno. I moderati di entrambi i partiti, invece, vengono accolti a corte, quindi non si ha la visione così punitiva di Teodora. Giustiniano inizia a dare ascolto a entrambe le fazioni, in memoria della moglie defunta, solo fin dove queste sono moderate e non violente. Quindi i blu diventeranno i centralisti aristocratici, i verdi i decentralisti popolari. Una sorta di nuova visione che trascende la vecchia dialettica tra optimates e populares. Infatti l'introduzione di una vera dialettica senatoriale, di una vera politica parlamentare, sarà quella che permetterà all'impero bizantino di essere dinamico, di accogliere le istanze di diversità invece di o reprimerle o avere delle rivolte. Il parlamentarismo, la democrazia, è ciò che salva una civiltà e la fa evolvere. Ovviamente sarà una cosa graduale, Giustiniano era ancora un imperatore assolutista, quindi questo senato sarà unicamente consultorio, con il potere di consigliare l'imperatore, ma con il tempo aumenterà i suoi poteri, inserendosi sempre di più nella classe politica. Giustiniano fa passare una legge severissima, con la quale si condanna a castrazione chiunque osi commettere violenze in uno stadio o in nome di uno sport, e che penalizza severamente la cultura, diremmo noi oggi, hooligan. Questo ha conseguenze gigantesche sull'Europa e in modo particolare in Italia, dove il popolo nei secoli a venire non diventerà una massa di soldati ossessionati dal pallone, ma una popolazione che dà grande importanza all'arte e all'ingegneria. Giustiniano diventa un imperatore più super partes, che arriva ad ascoltare anche i verdi di tanto in tanto. I verdi con il tempo diventeranno sempre meno monofisiti e sempre più rappresentanti della borghesia post-equites dell'impero bizantino. Le classi emergenti, mercantili, insomma. Giustiniano, come nella nostra timeline, riconquista tutta l'Italia, invitato dal Papa, e fa costruire la cattedrale di Hagia Sophia.
Altra conseguenza di non avere Teodora tra i testicoli è che Belisario non ha continue rivolte da parte dei suoi generali e non viene continuamente sminuito, sia da Teodora, sia da coloro che Teodora rende i suoi nemici. Senza Teodora, un sacco di grandi amministratori di Giustiniano restano suoi alleati. Il dente non verrà avvelenato, il governo sarà molto più unito. In questo modo l'imperatore avrà ancora più fiducia in Belisario. Invece nella nostra timeline Teodora spesso insidiò questo rapporto, mentre Giustiniano, di suo, anche nella nostra timeline, ha sempre difeso Belisario, anche dopo il finto patto con i barbari, ricordiamolo. Quindi in questa timeline, alla prima insubordinazione, l'imperatore proclama che Belisario ha il potere totale in Italia. Questo significa che non ci saranno tutte quelle genialate dei suoi generali che disobbediscono e sprecano intere armate. Come conseguenza, Belisario e le armate in Italia sono messe molto meglio e non sono così disperate da pagare mercenari barbari. Ripeto, in questa timeline stiamo solo prevenendo la disobbedienza dei generali verso Belisario, non il suo poi lasciare l'Italia per spostarsi in Oriente. L'Italia rimarrà bizantina anche senza di lui, ancora per molto. Ed è a questo punto fondamentale che si salva letteralmente l'impero bizantino da un sacco di casini, grazie a questo. Tutte queste sono conseguenze del primo pod, del primo point of divergence, che non c'è Teodora. Una delle grandi conseguenze è... niente, e per l'amor del cielo, niente, mai, per nessuna ragione al mondo, alleanza con i Longobardi. Uno dei più tragici errori della storia mondiale e direi galattica. Allearsi con i Longobardi è stato come prendere una piccola fiammella e gettarci sopra 800 litri di benzina purissima. I bizantini finanziarono i Longobardi per scacciare i Goti rimasti, ma nel farlo i Longobardi divennero potenti e gradualmente finirono per rubare l'Italia ai bizantini, stabilirsi definitivamente e creare un ennesimo regno decadentissimo che solo grazie a Carlo Magno sarà finalmente distrutto, anche se le sue purulente ceneri continueranno nel meridione fino a quando i normanni non porranno fine a quella sofferente burocrazia, ponendo fine allo sgazzamento. Niente Longobardi, che restano quindi una tribù minore, occasionalmente pagata per scannarsi con altre tribù minori, e che gradualmente sparisce dalla storia. L'Italia resta saldamente bizantina. Non esisterà mai alcuna identità lombarda e alcuna Lega Nord. Mai. La dicotomia nord-sud non nasce proprio. Ora, durante questa ucronia succede una cosa. C'è un pirata, crudele e malvagio, che è ossessionato dal pescare balene. A un certo punto ne pesca una e si accorge che è incinta. Tenta di appendere il cucciolo, ma quest'ultimo gli morde la mano, strappandogliela, e forse una referenza a Maniter, sì, lo è. Questo balenotto è Porfirio, una balenottera di colore violastro, che passerà tutto il suo tempo a rompere le barche dei pirati, che si organizzano per dargli la caccia, fallendo miseramente. E lui, in questo modo, impara ad identificare le navi pirata, e man mano che cresce, ne distrugge sempre di più. Lo stesso imperatore afferma che tutti i pescherecci imperiali dovranno, se vedono Porfirio, gettare in acqua cibo in segno di ringraziamento. Ma ora passiamo alla seconda divergenza dopo questo scherzetto, e dobbiamo parlare di quella cosa. Mentre Giustiniano era impegnato a combattere i barbari ad Occidente e ad Oriente i Sasanidi, iniziò a diffondersi qualcosa nell'impero. Una strana febbre, un'influenza che ti faceva perdere il sonno, ti rendeva stanco, debole. Poi arrivavano i deliri, il sudore, e poi arrivavano quelli, i buboni. E poi si muore. E il cadavere, chiunque gli stia vicino o tocchi gli oggetti che lui ha toccato, si infetta. La peste di Giustiniano. Forse la prima forma di peste bubonica mai registrata. Questa pestilenza fu devastante, e quando dico devastante io dico che spezzò completamente il grande impero di Giustiniano, che era sul punto di riconquistare tutto Kil che è un ostre. Un terzo della popolazione imperiale si stima che sia morta, devastando l'economia, decimando le legioni e la classe dirigente politica. E questo lo rese facile preda per le invasioni che seguirono, e per questo gli imperatori successivi a Giustiniano videro tutto il loro successo sgretolarsi. Ora, qui c'è la seconda divergenza della nostra timeline che io propongo. Siamo agli inizi della pandemia e un certo Tiberio, un giovane promettente notaio della Tracia, viene chiamato per un affare in Palestina.
Qui vede con orrore la pandemia diffondersi. Siamo vicini al focolaio iniziale, cioè l'Egitto. Si prende lui stesso la peste e vede morire tutti quanti i suoi migliori amici. Un evento che lo traumatizzerà a vita, rendendolo estremamente taciturno. E qui nota una cosa. Si accorge che i sacerdoti ebraici sembrano quasi del tutto immuni alla patologia. Lui analizza il loro comportamento e si accorge di una cosa. I sacerdoti ebraici si rifiutano di toccare i cadaveri, ritenendoli immondi, così come i loro resti e gli oggetti toccati da loro. Si lavano spessissimo, soprattutto le mani e i vestiti. Tiberio, sopravvissuto e immunizzato, decide di imitare questi comportamenti e farli imitare ai suoi sottoposti e si accorge che funzionano riducendo il tasso di infezione. Egli consiglia di imporre queste misure in tutta la Palestina. Viene notato dal nipote di Giustino I, ossia il futuro Giustino II, Giustiniano, scusate se continuo a sbagliare il nome più forte di me. Giustino, rinominato Giustino, come si chiama, il cartone, quello, avete capito. Che lo consiglia al padre e lo fa nominare governatore. L'esperimento palestinese funziona e in Palestina i tassi di infezione calano mostruosamente. Tiberio viene promosso già sotto Giustiniano I e viene nominato, già giovanissimo, tra i suoi più stimati consiglieri, alleandosi con i blu per via della sua forte credenza statalista. Egli infatti sostiene che l'unico modo per salvare l'impero è imporre una gigantesca opera di clausura in tutte le province, con una serie di norme igieniche obbligatorie, ancora più severe di quelle della Palestina, che, essendo l'unico ponte di terra con l'Egitto, ha limitato per il momento la diffusione e fatto guadagnare tempo. Giustiniano acconsente, ebbene sì, il lockdown con qualche millennio di anticipo. Le leggi tiberiane sono le seguenti. Ogni provincia è classificata in base al numero di malati riportati. Maggiore il numero, minori sono le libertà di movimento dentro e fuori la provincia. Diventa obbligatorio per tutti i cittadini lavarsi regolarmente le mani appena escono ed entrano in un edificio, nonché utilizzare delle pezze per coprirsi le mani e il viso. L'igiene diventa per la prima volta affare di Stato. Ed è qui che una parte dei blu inizia ad abbandonare Tiberio, ritenendo che le sue politiche limitino troppo gli affari dei nobili e causino inutili spese, mentre molti verdi iniziano a passare da Tiberio, in quanto le sue politiche aiutano principalmente i poveri, causando il primo esempio di trasformismo politico della storia. Grazie alle politiche di Tiberio e alla costruzione di acquedotti ovunque, l'impero bizantino si salva. Invece di perire un terzo della popolazione, ne perisce un settimo, qualcosa che, insieme alle riforme dette sopra, dà molto più margine all'impero bizantino di sopravvivenza. Tiberio è acclamato a furor di popolo come eroe, mentre sempre più blu disertano il suo sostegno politico e sempre più verdi lo accolgono, cambiando posizione e chiedendo sempre di più il favore nel governo centrale. A questo punto i blu sono diventati il partito della decentralizzazione e del conservatorismo, mentre i verdi sono diventati il partito centralista e popolare, sono più analoghi alle nostre destra e sinistra rispettivamente. Quando Giustiniano muore, lascia un impero solido, forte, stabile e lutto in tutta l'Europa, persino i suoi nemici lo piangono. Quando il suo cadavere viene portato in trionfo, dal mare è visibile persino Porfirio, che agita la sua coda e salta, come a salutare il suo vecchio amico in segno di rispetto. Il suo erede è Giustiniano II, che nomina Tiberio come suo Cesare. In seguito alla malattia mentale di Giustiniano II, Tiberio verrà eletto a coaugusto e poi rimarrà come unico imperatore. Tiberio governerà assecondando la classe media e la classe bassa, spendendo una cifra gigantesca di denaro che svuoterà le casse riempite da Giustiniano in un vero e proprio sistema di welfare state primitivo, come fece nella nostra timeline. Tiberio spende incentivando le imprese a ripartire, le riforme strutturali, la ricostruzione dell'impero, aumenta gli stipendi progressivi associati alle legioni e al numero di coscritti. Sebbene sotto di lui aumenti l'inflazione e le casse si svuotino, è anche vero che l'economia imperiale si riprende del tutto dalla pandemia e anzi diventa molto più produttiva di prima. Perché attenzione a non scadere nella fallacia storicista, ossia il voler assurgere la storia a modello da cui interpretare tutte le altre scienze e discipline in generale. La scoperta non è storica, è gnoseologica. L'umanità, finché ha dei precedenti tecnici adatti, può scoprire in qualsiasi epoca un certo fatto scientifico.
E in questo caso, scoprire che lavarsi le mani previene alcune malattie non richiede né la teoria dei germi né altro, è qualcosa di immediato. Qui un uomo fa una semplice osservazione, che era alla portata di tutti, un po' come la macchina a vapore, che era stata quasi scoperta un sacco di volte prima dell'Ottocento, o il calcolatore analogico, che era noto già dai tempi di Archimede, millenni prima di Pascal. Quindi sicuramente i medici romani dell'epoca rimangono ignoranti in moltissime cose e pregiudizievoli mentre mescolavano chissà quale intruglio, ma ciò che conta è che no, non è irrealistico o utopistico che un politico imponga alla sua popolazione di lavarsi le mani e stare a casa, perché era qualcosa che era stato già fatto dagli ebrei ed era qualcosa che sarà fatto pochissimo tempo dopo con conoscenze mediche da certi punti di vista anche peggiori nel Medioevo. Ma non ho finito con il secondo punto di divergenza della nostra timeline. Tiberio infatti ha imparato parecchio da questa pandemia, che gli ha tolto un sacco di suoi conoscenti e che ha devastato l'impero. Per la nostra timeline Tiberio è un salvatore, ma per la sua timeline sono comunque morte un sacco di persone. Tiberio ha capito che sono i cadaveri e i topi il vettore di questa infezione. Io vi farò pentire d'esser nati antiromani. Quando finirò di voi non rimarrà neanche ricordo. Mi divertirò. Tiberio fa lanciare cadaveri romani infetti oltre il confine con i Sasanidi. È uno dei primi, se non il primo, esempio di guerra batteriologica della storia. E mentre nell'impero bizantino la diffusione ha comunque fornito un minimo di immunità, i Sasanidi sono del tutto impreparati e la pandemia li devasta, accelerando il loro già conclamato decadimento. Tiberio è ancora oggi molto criticato dagli storici. Da un lato è considerato il patrono del welfare state, delle norme igieniche, dall'altro è ricordato per la sua spesa, a volte irresponsabile, ma soprattutto per la sua crudeltà in guerra e per il suo aver causato volontariamente una gigantesca pandemia verso il nemico. Questo è un Tiberio molto, molto diverso dalla nostra timeline, che passerà il resto della sua vita a massacrare e terrorizzare le regioni confinanti con i Sasanidi, dando fuoco a tutto ciò che incontrava. Le ultime parole di Tiberio prima di morire sono state: «Mi pento solo di non averne uccisi abbastanza». Ripeto, in queste ucronie non dico quello che voglio che succeda, ma quello che è probabile che succeda. E un uomo dell'epoca, se avesse scoperto come funziona la peste, l'avrebbe usata così. Il terrorizzato successore di Tiberio è Maurizio, un blu centrista vecchio stile, di quelli che ancora credono nella decentralizzazione. Maurizio, come nella nostra timeline, approverà diverse riforme. Da un lato, Maurizio capisce che non è possibile che un uomo solo gestisca l'impero, e francamente che un uomo solo ne gestisca pure metà è impossibile, o anche solo un quarto come durante la tetrarchia. Al tempo stesso comprende che dividere l'impero in due è stata una bella stronzata, siamo tutti d'accordo, e che la tetrarchia di Diocleziano divideva troppo l'impero in due porzioni che comunicavano poco. Serviva una visione unica, in cima, e poi tante realtà delocalizzate sotto. Per questo motivo Maurizio crea l'esarcato, un sistema che da un lato somiglia alla tetrarchia, dividendo l'impero in sei pezzi, più gestibili di quattro, ma senza divisione tra Oriente e Occidente. Un imperatore, sei cesari. Non solo, Maurizio ripristina il sistema del senato imperiale come potere a scopo consultorio e non solo, e il senato viene equamente distribuito tra blu e verdi, secondo meritocrazia. Ora, qui abbiamo la terza e ultima divergenza di questa timeline che chiedo. Mai, e dico mai, per qualsiasi ragione al mai, fidarsi di Cosroe II. Spieghiamo il perché. Abbiamo detto che ad oriente dei bizantini c'era l'impero Sasanide, un grande impero che ha passato tutta la sua esistenza a rompere le scatole ai romani. Ora, già nella nostra timeline, questo impero in questo periodo era in decadenza. Ad un certo punto un generale si era rivoltato e aveva preso il controllo della capitale, proclamando il ritorno dell'impero dei Parti. A questo punto Cosroe, sorridendo, chiese l'aiuto dei romani, proclamando che se lo avessero aiutato, tornando al potere,
lui che era discendente dei loro più acerrimi nemici, lui avrebbe giurello rispettato per sempre la pace con i romani e avrebbe ceduto loro enormi porzioni dell'impero. Invece l'altro, il Neoparto, offriva molto di più. Ebbene, in questa timeline, Maurizio non fa l'idiota e accetta l'offerta dell'imperatore dei Parti, contribuisce a cacciare e poi sconfiggere Cosroe e ottiene un sacco di territori, su cui poi manda delle legioni per costruire importanti fortificazioni. I Sasanidi sono stati finalmente sconfitti e i Parti sono tornati al potere e sono nelle mani di un pupazzo filoromano. Cosroe, invece, nella nostra timeline, ha convinto i romani ad aiutarlo e poi nel momento di difficoltà ha tradito Roma e ne ha conquistato enormi pezzi, devastando tutto ciò che ha incontrato nel suo cammino. Ha la sua sete di sangue, ma è davvero pregna. Ma in questa timeline Bisanzio non ha la debolezza grazie a tutte queste riforme. L'Italia è saldamente nelle sue mani, i Longobardi e i Franchi litigano per decidere quale divinità pagana venerare e i Parti, ricordiamolo qua sono tornati, sono spezzati dalla pestilenza. L'impero romano è messo molto meglio in questa timeline e non c'è più quel clima politico di malumore e sconfitte che favorirà Foca, il più grande dei traditori della storia umana, che massacrerà l'imperatore e tutti i suoi migliori generali. Foca, che come Mussolini marcerà sulla capitale, prenderà illegalmente il potere e ne farà seguire un malgoverno terribile, di cui i barbari e Cosroe approfitteranno. Foca, falso imperatore satanico, tre volte maledetto, più vile di Enrico VIII, figlio prediletto di Satana, unico imperatore che ha riconosciuto Vaporeon per i motivi sbagliati. In questa timeline Foca non prenderà il potere e appena tenta di rivoltarsi verrà preso e dilaniato vivo. Quindi sì, in questa timeline l'Italia resta bizantina. Ricordiamo che Giustiniano ha fatto calare Belisario nel 535 e i loro domini sono rimasti saldi fino al 68. Hanno tenuto per 33 anni saldamente in mano l'Italia e il suo ritiro ha coinciso con il momento di massima debolezza dell'impero, sfiancato dalla pandemia, con Giustino II folle che era impegnato ad Oriente, i Longobardi arricchiti dalle loro alleanze. E in alcune zone i bizantini hanno resistito molto, molto di più, fino al 751. Dunque non è sicuramente una certezza storica che dovevano sloggiare dall'Italia. È invece certo che le politiche troppo filo-monofisite fecero incavolare i cattolici italiani. Ma se queste condizioni sono venute a mancare, come in questa timeline, gli italiani non hanno motivi per preferire i Longobardi e i Bizantini. E i Longobardi, senza il supporto di Bisanzio, erano francamente alla frutta. Prendiamo ad esempio il Nord Africa. Era più lontano dall'Italia di Bisanzio, era molto meno popolato dell'Italia, tutte e due argomentazioni spesso usate per la fine dell'esarcato in Italia, eppure è rimasto bizantino dal 534 fino al 698. E non è un piccolo ridotto, per dirne una. La differenza è che lì non infeudarono nessuno, non si spararono sui piedi da soli dicendo «Ehi, Longobardi, volete prendervi il potere per caso?» E i Longobardi «Sì, certo, volevi!» Glielo hanno dovuto strappare, e per allora Bisanzio era già in decadenza assoluta. In Italia invece lo fecero e quindi vennero ridotti a qualche borgo costiero sempre più piccolo e con eccessive autonomie, come Venezia. Ora, se nella nostra timeline l'impero sasanide è collassato nonostante Cosroe per via della ripresa romana, figuriamoci qua che deve succedere. I Parti durano ancora un po' giusto perché sono in pace, ma al primo successore ostile vengono distrutti definitivamente da Eraclio, che sarà sicuramente adottato o comunque promosso. In questa timeline Eraclio è esarca e quindi la sua ascesa meritocratica ci sarà comunque. Verrà premiato e mandato a finire i Parti, come nella nostra timeline fece con i Sasanidi, ma a differenza della nostra timeline non diventerà imperatore, non sposerà sua cugina e non avremo tutti quei difetti genetici che porteranno a causa dell'incesto i figli a morire poco dopo la nascita e quindi la dinastia cambia completamente. Non avremo mai Irene d'Atene, il che significa che non ci sarà alcuna crisi dinastica e siccome Oriente e Occidente sono uniti, i Franchi non hanno alcuna base per proclamarsi imperatori d'Occidente, il che significa inoltre che anche in questa ucronia non ci sarà alcuno scisma tra Oriente e Occidente. Gli ortodossi resteranno fedelissimi a Roma, con il patriarca di Costantinopoli che nel 2024 dichiarerà «Il primato papale è indubbio quanto il filioque, quanto la legittimità delle icone o quanto il fatto che Gesù ha due nature. Il resto è strillo eretico». Cheat, frase sua, non mia. Quindi in questa timeline niente sacro romano impero, soltanto un unico impero romano diviso in un'esarchia.
Ma non è solo l'ortodossia a non nascere. C'è anche un'altra forza politico-religiosa che cambia, l'Islam. L'Islam è nato dal vuoto di potere nella penisola araba e approfittando dello sgretolarsi dell'impero bizantino. Ma in questa timeline non solo l'impero bizantino è molto solido, ma è anche culturalmente ed economicamente dominante sulla regione. E con la fine anticipata dei Parti e la ripresa di Babilonia, la penisola araba è circondata da un humus culturale assolutamente cristiano. Egitto, Palestina, Babilonia, tutto romano e cristiano. In questa timeline, dunque, può darsi che non emerga alcun Islam. E invece ad emergere potrebbe essere un cristianesimo iconoclasta, qui infatti scapperanno molti iconoclasti che non avranno mai l'autonomia bizantina, di rito nestoriano. Il nestorianesimo è l'opposto assoluto del monofisismo, in cui si sostiene la natura umana di Gesù. Non a caso l'Islam sostiene che Gesù fosse un semplice profeta. Quindi in questa timeline, nella penisola araba, emerge questa nuova chiesa che soppianta i paganismi precedenti. Non c'è lo spazio di manovra per l'insorgere di un califfato e di conseguenza niente Islam come lo conosciamo oggi, niente impero arabo, niente arabizzazione del Nord Africa, il che significa anche niente crociate, perché Gerusalemme è saldamente cristiana e bizantina. O meglio, niente crociate così come noi le conosciamo, perché i barbari del nord sono rimasti lontani da Roma, non si sono potuti stabilire in Italia, dove si sono cristianizzati. Soprattutto il collasso di Roma ha tolto il monopolio del cristianesimo ai romani bizantini, così ora diversi regni potevano proclamarsi cristiani, da qui lo scisma tra Oriente e Occidente. In questa timeline invece Roma e cristianità sono sinonimi e restano tali, e così i franchi restano pagani, al massimo ariani. Ed è qui che si potrebbero combattere le crociate, tra un nord barbarico e ariano. L'arianesimo in questa timeline è più forte, all'inizio è solo la classe dirigente, ma poi si diffonde dall'alto, non è certo inaudito, è successo con l'ortodossia nell'attuale Russia, e ha il vantaggio di fornire una legittimità cristiana senza però sottomettersi al Papa. È un proto-iper-ghibellinismo che anticipa Lutero. E un sud, dall'altro lato, bizantino e cattolico. Ci saranno dei conflitti locali e ad un certo punto porteranno ad una vera e propria guerra, con i bizantini che approfitteranno delle divisioni tra questi regni per fare un po' di sano divide et impera e assorbirli gradualmente, sognando di riprendersi la Gallia. Un certo Carlo crea una grande alleanza tra Franchi, Longobardi e Avari per affrontare tutti insieme Roma, ma viene sconfitto ripetutamente e obbligato a ritirarsi sempre più a nord. Ed è proprio a nord che dobbiamo andare per parlare della Normandia. La Normandia era uno dei baluardi più anti-bizantini di sempre ed è stato il nucleo da cui la resistenza barbara è sempre partita. La Normandia, 200 anni dopo la morte di Carlo Magno, è il luogo di partenza della grande conquista di tutta l'Inghilterra tramite William, detto il Conquistatore. Ora, William non solo crea il suo regno personale, ma fa una cosa radicale: converte tutto il suo popolo definitivamente all'arianesimo, e lo fa con lo scopo specifico, contrastare la legittimità del potere imperiale. William sostiene che l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augusto, è scappato a nord, fino in Inghilterra, e i suoi discendenti hanno creato un leggendario regno da queste parti. Afferma di conseguenza che la dinastia d'Occidente è ancora viva, e sono i suoi antenati, e lui furbescamente proclama quindi di discendere sia da Carlo Magno, sia dai romani fuggiti, così da riunire attorno a sé la resistenza barbara e il legittimismo romano. William proclama dunque che i bizantini stanno illegalmente occupando Roma, e come atto finale si converte, privando i bizantini della scusante religiosa. Possiamo, per facilitare questi eventi, considerare una crisi dinastica con un erede femmina al trono di Bisanzio analoga a quella di Irene, ma in ritardo, cosa che permette a William di fare quello che nella nostra timeline ha fatto Carlo, pur senza prendersi Roma. Dovete infatti capire che il nord è sempre stato un incubo per i romani, figuriamoci per i bizantini, che invece hanno molto più spazio di manovra al sud, dove il Sahara è quasi vuoto, e nella penisola araba, dove i loro nemici sono molto più deboli e più piccoli. Quindi si forma questo grande regno del nord incentrato sull'Inghilterra, perché è terreno di scarso interesse. Come per le crociate, ci combattono ma sono destinate a perderle, sono troppo lontane dal centro politico. E il colpo di grazia lo darà una giovane barbara chiamata Giovanna. Giovanna proviene dalla Francia occupata e lei si proclamava orgogliosamente francese, non gallica. E il nome del re d'Inghilterra iniziò a scacciare e a creare una grande guerriglia incredibile contro i bizantini, liberando le regioni del nord della Francia
regalandole al re d'Inghilterra e scendendo sempre più giù, conquistando tutto quanto in nome degli inglesi e devastando i domini bizantini. Questo è infatti un periodo di crisi dell'impero bizantino, che si è esteso troppo oltre i suoi confini naturali e le sue capacità di consolidamento. Giovanna d'Arco riesce, dunque, nella liberazione della Francia, perché semplicemente l'impero bizantino non riesce a stare così lontano da casa a mandare le sue truppe, e gradualmente avviene lo storico ritiro. Questo è il punto di svolta per l'impero bizantino, che ora è enorme, si estende dal Marocco all'Iran, ma perché l'impero decide che sarà e rimarrà sempre mediterraneo, che il nord è ormai del tutto barbarico e non vale la pena combatterci, mancando anche la scusante religiosa per farlo ormai. Ora parliamo di politica. In tutto questo periodo i blu e i verdi sono rimasti i due partiti informali, inizialmente limitati alla sola capitale, ma ben presto ce n'erano delle vere e proprie fazioni analoghe in tutti gli esarcati. I blu erano capeggiati dalla famiglia dei Ghibellon, mentre i verdi dalla famiglia dei Gülfos. I blu sostenevano che il potere temporale dovesse essere sopra quello spirituale, mentre i progressisti verdi sostenevano l'equilibrio tra i due e un reciproco limitarsi dei due poteri, il che rendeva l'imperatore criticabile. Nel corso del tempo si sono succeduti vari Cesari, veri e propri primi ministri di Bisanzio. Quando erano blu, l'imperatore manteneva maggiore potere. Quando erano verdi, il Senato acquisiva maggiore potere. Per molto tempo era stato così. I Verdi erano inizialmente invisi all'imperatore bizantino, ma gradualmente vennero rivalutati e il motivo era semplice. Stava cambiando tutto a livello climatico, economico e politico, e ora l'imperatore stava iniziando a centralizzare il suo potere. Nel farlo doveva indebolire la classe nobiliare feudale, e per farlo iniziò a favorire l'ascesa dei mercanti, nobilitandone molti come nobili di toga. In modo particolare, i Verdi erano i partiti di maggioranza a Firenze, a Pisa, Venezia, Amalfi, Genova e Ginevra, ossia importantissimi centri culturali e commerciali dove la borghesia imperiale stava nascendo e si stava sviluppando. Questo è il famoso Rinascimento, in cui l'Italia diventa un centro di grandi rivoluzioni industriali. Siamo alla fine del 1400, quasi 500, e qui abbiamo Jean-Claude Frollo, arcivescovo ariano di Notre-Dame. In questa timeline lo stile gotico è rimasto confinato ai paesi nordici, non ha penetrato nel mondo cattolico mediterraneo. Frollo, un ultraconservatore razzista e ariano, che Lutero definirà il più santo tra i santi, trova un ragazzo deforme abbandonato e lo prende con sé dopo aver inizialmente meditato di annegarlo. Lo cresce tenendolo chiuso nella cattedrale di Notre Dame, dove il gobbo diventa il campanaro e lo educa a idee estremamente conservatrici e xenofobe. Si scoprirà in seguito che questo gobbo abbandonato non era un bambino qualsiasi, ma Riccardo d'Inghilterra, il famoso re gobbo della dinastia Plantageneta. Riccardo, che non conosce le sue radici reali, decide di partecipare al Carnevale di Parigi, dove viene umiliato dalla folla, che lo crede mascherato, e poi torturato a suon di pomodorate. Da questa esperienza ne esce con un fervente odio verso il popolino e verso i diritti della gleba. Frollo scopre l'identità del giovane re e decide di porlo sul trono per poter governare come suo vice, sfruttando le divisioni della Guerra delle Due Rose, combattuta tra il casato di York, nordista, inglese, e il casato di Lancashire, sudista, francese. Fa questo per ottenere più potere e fa rapire Edoardo e Riccardo, di cui il gobbo è zio, e li fa rinchiudere a Notre Dame, dove rimarranno per il resto della loro vita, per poi sparire inspiegabilmente. Così il gobbo viene proclamato re Riccardo III. Diventerà un re crudele che metterà a ferro e fuoco Parigi alla ricerca di tutti i suoi oppositori, in modo particolare un certo Enrico del casato Tudor, che farà bruciare al rogo. Riccardo III governerà un regno di fuoco e di ferro per il resto della sua vita, perseguitando duramente gli ebrei e seguendo i consigli dell'arcivescovo Frollo. Non ci sarà alcuna fine della dinastia Plantageneta, perché non c'è una Guerra delle Due Rose che prosegue in questo modo, bensì abbiamo la stabilizzazione finale. La Francia e l'Inghilterra sono unite in ottica anti-bizantina. Ora parliamo del Canato. Quando la Mongolia conquista la Cina e crea un gigantesco impero, immediatamente si dirige verso l'Occidente con le sue armate e qui incontra due principali ostacoli. Da un lato il solidissimo impero bizantino, dall'altro i frammentati stati barbarici. Questi vengono sostanzialmente massacrati e in questa timeline non avremo Tamerlano che conquista il Medio Oriente, bensì avremo un grande impero filocinese che poi sopravvivrà. Una sorta di gigantesca monarchia assoluta che si estende da Mosca fino alla Polonia. È un mix di Rus di Kiev,
Regno di Moscovia e Commonwealth polacco-lituano. Si tratta del Canato jugoslavo, che sarà in seguito pienamente autonomo e centralizzato sotto Ivan, detto il Terribile. Insomma, dovete immaginare che in questa timeline il Medio Oriente è unito e centralizzato culturalmente, mentre il Nord Europa è un mix di paesi che si fanno guerra tra di loro, di cui un gigantesco e diverso per religione dagli altri, a mo' di Tamerlano. Il Senato a Bisanzio ottiene sempre più potere fino all'elezione di un importante verde, ossia un certo Leonardo da Vinci. Lo so, sto saltando un po' avanti e indietro nella timeline. Da Vinci supervisiona una grande rivoluzione industriale, favorita dall'utilizzo di ingranaggi, polvere da sparo, nuovi sistemi di navigazione e le primissime macchine volanti, oltre che di enormi rivoluzioni architettoniche. L'arcinemico di Da Vinci era il suo opposto bretone, ossia un certo Martin Luther, sostenitore del primato imperiale e dell'assolutismo del sovrano. Sotto Luther l'impero del Nord ha perso l'opportunità di fare grandi potenziamenti tecnologici e mercantili e rimane per questo retrogrado, primitivo, geocentrista e basato sul latifondo feudale, mentre Bisanzio inizia pian piano a riprendersi dopo i casini con il Canato, che li hanno messi a dura prova. La scoperta dell'America, in questa timeline, avviene per mano cinese. L'impero bizantino infatti commercia direttamente, non ha motivo per finanziare la scoperta, mentre il nord inglese è troppo conservatore per fare qualcosa. Quindi dalla Siberia parte una grande conquista del Nord America, che è il luogo più naturale per una scoperta del genere da parte del Canato, mentre i bizantini prendono contatto con il sud. Ora, ricordiamo che Bisanzio è incentrata sul Medio Oriente. Non ha né gli interessi né la potenza per invadere il Sud America, limitandosi a commerciare con loro. Nel farlo li espone in maniera più graduale ai virus occidentali e soprattutto gli dà il tempo di scoprire la polvere da sparo con molti anni di anticipo. Quando le armate cinesi arrivano in Messico, qui trovano l'impero Inca più grande che mai. Gli Inca si sono rapidamente ammodernati grazie al loro nuovo imperatore, Cuzco. Cuzco ha infatti studiato presso i gesuiti, provenienti da Bisanzio, e ha imparato le tecnologie e la cultura bizantina, e ne ha imitato alcuni aspetti, modernizzando il suo paese, centralizzando l'amministrazione e facendo costruire fucine in mezzo al paese. Le armate Incas hanno unificato tutti i popoli mesoamericani, che poi hanno respinto le armate cinesi senza troppi complimenti. Si crea una sorta di guerra fredda tra Bisanzio e Cina, in America, tra nord e sud. Ora, mentre la monarchia cede sempre più potere e si decentralizza in dinastie dell'esarchia, l'impero viene principalmente arricchito da commerci e investimenti in Africa. Visto che il resto del pianeta è pressoché occupato, Bisanzio gradualmente penetrerà in Africa, approfittando delle divisioni locali e trovando una ferocissima resistenza da parte degli Zulu nel corso del 600 e del 700, fino a quando l'impero non sarà spartito. L'unica spedizione coloniale dell'impero bretone sarà in Australia, dove i coloni hanno una serie di difficoltà tra malattie e animali mostruosi. In particolare gli emu metteranno in seria difficoltà i soldati bretoni. La Cina invece gradualmente mette in discussione il dominio della Mongolia e, vivendo di commerci con Bisanzio, si forma una fortissima borghesia che gradualmente porterà ad un ceto intellettuale burocratico locale che modernizza la Cina, rendendola sempre più democratica. Capite bene che la Terra si sta dividendo in sfere di influenza. Abbiamo due democrazie, Bisanzio e Cina, due autocrazie, Bretagna e Jugoslavia, che ricordiamolo è sinonimo di Est Europa in questa timeline, e poi una potenza un po' in mezzo, sia l'impero Inca, che gradualmente assorbe tutti i paeselli circostanti nel Sud America e risale lungo il Messico in Nord America, schiavizzando e sacrificando bambini senza pietà. Molti schiavi fuggono dal sud verso il nord, nei domini cinesi. La Cina stessa, in questa timeline, grazie a questa via della seta perennemente garantita, rimane a contatto con le idee occidentali, rimanendo sempre al passo di modernizzazione tecnologica e non solo. A differenza della mia ucronia su Carlo Magno, in questa timeline l'impero bizantino è molto più ricco e potente e democratico. Per questo non c'è una spinta rivoluzionaria cromwelliana, bensì bisognerà aspettare un secolo fino all'elezione di Cesare Beccaria, esponente del Partito Liberale, ossia i Verdi. Dopo una lunga serie di ministri del Partito Conservatore, ossia i Blu, Beccaria attua una serie di riforme strutturali e politiche. Concede il suffragio universale, modernizza l'esercito, finanzia l'ormai quasi ultimata rivoluzione industriale, investe tantissimo in un gigantesco welfare state e il novello patto, come lo chiama lui. Pensioni, sussidi di maternità, opere pubbliche, operazioni di occupazione di massa,
istruzione gratuita, nazionalizzazioni e così via. Beccaria salva l'impero dalla crisi economica e verrà rieletto a furor di popolo per tutta la sua vita, fino a ritirarsi per una brevissima pensione al suo ultimo mandato, morendo pochi mesi dopo. Ci sono stati in questo periodo una serie di governi, dopo Beccaria, del partito nazionalista, ossia i Blu, che si sono recentemente fusi con l'anima liberale dei Verdi. Ma sono governi di unità nazionale questi principalmente, in questi tempi bui. Scoppia una guerra quando la Bretagna e la Jugoslavia invadono Bisanzio, approfittando di un periodo di grande instabilità. Il conflitto ben presto si porta dietro anche il continente americano, con gli Incas che invadono e distruggono la flotta cinese alle Hawaii e che si alleano con la Bretagna. La guerra finisce quando, nella grande Jugoslavia, scoppia una grande rivoluzione socialista, capeggiata da un certo Tolstoi, che la riforma a modello anarco-pacifista e la fa uscire dalla guerra. La Bretagna ben presto subisce tutta la pressione dell'esercito bizantino e perde terreno. La Francia viene riconquistata e poi c'è lo sbarco dalla Normandia. Gli irlandesi si ribellano, così come gli scozzesi, e scoppiano rivoluzioni ovunque in Inghilterra. Si chiede a gran voce un referendum monarchia-repubblica. Il re bretone scappa su una barca piena d'oro e viene sostituito dalla nuova carica appositamente creata di alto cancelliere, che sigla la resa con i bizantini e l'annessione di Londra alla loro sfera di influenza. Ovviamente il nord Europa vivrà sempre maluccio l'occupazione bizantina, essendo cronicamente povero. Inoltre vivrà di sussidi dal sud. L'impero fascista messicano, ossia ciò che gli Incas sono diventati dopo secoli di centralizzazione, di venerazione ossessiva per il loro leader e di sacrifici dei dissidenti, viene sconfitto con due bombe atomiche, una a Caracas e una a La Habana. Le attuali a Caracas e Havana ci avranno un altro nome. L'impero Incas viene suddiviso in tanti staterelli, ed è obiettivo di Bisanzio in particolare investire tantissimo a Cuba, che intende rendere un forte baluardo anticinese, il cosiddetto grande gioco. Mentre Bisanzio investe tutto nella talassocrazia per cercare di spodestare il dominio cinese, si riforma gradualmente fino a diventare l'Unione Atlantica, una monarchia costituzionale a modello dei nostri paesi scandinavi, con un imperatore largamente simbolico, tutto il potere al Senato, larghe autonomie regionali e un mondo federale e fortissimo. Fortissimo welfare state. L'Unione Atlantica, ossia questo mix di paesi mediterranei, africani, Sudafrica, parte del Nord Africa, si contrappone alla federazione cinese. L'Unione è socialisteggiante ed è vicina alla socialista Jugoslavia, mentre la Cina è capitalista. L'Unione, grazie alle sue grandi coordinazioni statali, riesce a battere di record in record l'esplorazione dello spazio, mandando il primo satellite nello spazio, primo animale nello spazio, primo uomo nello spazio, prima donna nello spazio, prima base spaziale orbitante, prima sonda sulla Luna, prima sonda su un altro pianeta, primo uomo sulla Luna e prima base sulla Luna. E infine, nel 1922, Louis Armstrong, un colono delle Americhe, è il primo uomo su Marte. La sua spedizione ha un problema e il missile non funziona più. Era stato appaltato ad un'azienda nota come Ouranos X. Armstrong è costretto a rimanere su Marte, dove riesce a coltivare la terra da dentro la sua capsula e a sopravvivere. Ed è qui che parliamo di una storia un po' triste. Il partito Megali Idea, cioè i Blu, prende il potere in un'elezione molto contestata e inizia a privatizzare tutto il settore pubblico bizantino, a smantellare il welfare state, riprende la militarizzazione, sostenendo che l'unico modo per pareggiare con la potentissima Cina sia armarsi. La Cina intanto sta vivendo i suoi anni ruggenti. In tutto questo vengono abbandonate le politiche di decolonizzazione e investimento riparativo dei Verdi, contrapposte ad una politica di assimilazione forzata, cosa che comporta il collasso dell'impero coloniale e una fuga di alcune colonie. È la fine della Guerra Fredda, l'impero cinese ha vinto, il capitalismo liberista ha vinto. E in tutto questo Armstrong è ancora su Marte ed è l'ultimo cittadino dell'Unione Atlantica, che non sa ancora del collasso dell'Unione. Quando infine viene salvato, l'agenzia spaziale romana cerca in tutti i modi di tenergli nascosto che l'Unione è collassata e per questo creano un vero e proprio teatrino all'ospedale, in cui fingono che i poster dei Verdi sono ancora appesi, che i programmi degli anni 20 sono ancora in corso in televisione, che il welfare ci sia ancora e Armstrong è felice, vivendo nella sua illusione. Fino a quando un giorno Armstrong non si accorge di una cosa che non ha senso. Vede infatti un poster su un palazzo vicino, visibile dalla sua stanza, che mostra l'attuale primo ministro, conservatore ma lui non lo sa, stringere le mani al presidente della Fassbon, una catena di hamburger notoriamente capitalisti.
disperati inizialmente i suoi colleghi pensano di dirgli tutto, però poi viene l'idea geniale. Gli dicono che la Fassbon è in realtà socialista e che la ricetta degli hamburgers non è cinese, bensì mediterranea. E la Fassbon di recente ha chiesto, supplicando, il permesso di ottenerne la ricetta originale dai bizantini. Alla fine Armstrong, un giorno in cui le sue guardie sono distratte, esce dall'ospedale. E lì vede i monumenti a Beccaria venire rimossi da un gigantesco elicottero. E vede il capitalismo più sfrenato. E si accorge che il mondo dove viveva è effettivamente finito. Si dedicherà per il resto della sua vita alla musica. Una musica molto malinconica e spesso deprimente. Ma non è proprio finita. Bisanzio, nonostante abbia perso pezzi, resta comunque un rivale per il dominio cinese e la Cina si sta dissanguando nel tentativo di mantenere questo impero enorme, spendendosi in guerre per esportare la sinocrazia in tutto il mondo. La Jugoslavia, inizialmente alleata di Bisanzio e poi diventata alleata della Cina sotto Tito, si è aperta alle privatizzazioni, graduali, ed è diventata una nuova superpotenza. Viviamo in un mondo tripolare, in sostanza, con la Cina che è in gravissima crisi economica e politica, preda di partiti conservatori che si ispirano al più grande monarchico della storia di questa timeline, cioè Mao Zedong, colui che disse «L'impero fascista giapponese non è abbastanza a destra», cito, citazione sua. L'impero cinese, insomma, si sta sgretolando, soprattutto man mano che con internet vengono desecretati tutti i loro casini, gli scandali della classe politica, dei servizi segreti. La loro spesa militare è enorme, la privatizzazione del welfare continua, mentre Italia l'esercito non se ne parla, fanno un lobbying pazzesco, e invece Bisanzio è in lentissima ripresa, grazie ad una serie di riforme che stanno gradualmente ricostruendo il welfare. A capeggiare questa enorme serie di riforme è il primo ministro Alexis Tsipras, del Partito Socialdemocratico Verde. Tsipras viene eletto quando una sequela di governi blu ha portato ad una crisi devastante per quello che un tempo era l'impero romano. Il blu, elettoralmente parlando, sono spariti, se non fatta eccezione per la loro costola estremista, cioè Alba Blu. Quando la Bretagna germanica si è indebitata e la cancelliera conservatrice Merkel supplica il primo ministro Tsipras di concederle ancora più denaro per aiutare l'economia bretona a riprendersi, Tsipras glielo concede. Si evita in questo modo la temutissima uscita della Bretagna dall'Unione. Vi lascio il trattato di Procopio di Cesarea su Giustiniano in descrizione, il link di Amazon. Si ringrazia Carcano per aver visionato questo video e si ringrazia Leone Bartolo per lo spezzone musicale. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei Patreons e ci vediamo al prossimo video.